Settima edizione è un traguardo importante per una delle manifestazioni a cui sono più affezionato, perché Eutopia nasce da un incontro molto felice tra il sistema bibliotecario del Comune di Fano e il liceo Nolfi Appolloni, e in particolare con gli insegnanti e gli studenti e gli ex studenti, sottolineo, di questo liceo, che nel corso di questi anni sono stati veramente cuore e anima di questa manifestazione, che mettendo ancora una volta, anche in questa edizione, in dialogo antichità e contemporaneità, ridà voce ai classici del mondo antico. E ovviamente tre appuntamenti anche quest'anno, proprio per poter mettere a disposizione della nostra città un'offerta che è veramente di altissimo profilo. Gli appuntamenti saranno il 13 e il 26 di marzo, ultimo appuntamento il 4 aprile, sempre alla Mediateca Montanari. Noi siamo anche un liceo classico e avvertiamo, ecco, il piacere ma anche il dovere nella città e nel territorio di essere un punto di riferimento per il dibattito, la riflessione sui temi della cultura classica. Per noi, oltre che un piacere, ripeto, un impegno di tipo anche civile, oltre che culturale e scolastico, sul quale vogliamo continuare ad investire anche nel futuro. Quest'anno abbiamo scelto la tecnica e lo sguardo che gli antichi hanno avuto sulla tecnica, un argomento quindi che dialoga tantissimo con la nostra contemporaneità. Cominceremo con una carrellata sulle macchine nel mondo antico, dalle civiltà mesopotamiche alla Roma imperiale. Verrà ospite Giovanni Di Pasquale e appunto sarà un'occasione importante per riflettere sulla macchina e sul ruolo che gli antichi attribuivano alle macchine. Poi il secondo appuntamento sarà tutto al femminile, sarà dedicato a questo libro, Le tessitrici, mitologia dell'informatica, con Loretta Minutilli, che ci parlerà appunto della mitologia che così viene ad essere presente nelle vicende di scienziate che si sono appunto impegnate nel mondo dell'informatica e della scienza, e quanto gli archetipi antichi legati appunto alla tessitura, alla figura di Atena, alla figura della dea appunto della tecnologia, sono rimaste, permangono vive nel mondo della scienza contemporanea. Infine l'ultimo appuntamento sarà quello dedicato a Lucrezio, in particolare allo sguardo che Lucrezio ha avuto sulla tecnica, sull'evoluzione dell'umanità da un'epoca primordiale fino ai giorni appunto dell'epoca di Lucrezio, con Ivano Dionigi.